Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Ucciso e sciolto nell'acido, arrestati tre affiliati al clan Licciardi. Fu ucciso e sciolto nell'acido 10 anni fa per una punizione d'onore. La vittima aveva una relazione con la moglie di un componente del suo stesso clan, i Licciardi, appartenenti all'alleanza di Secondigliano. Oggi i carabinieri del raggruppamento operativo speciale del comando provinciale di Napoli hanno arrestato tre soggetti gravemente indiziati di associazione mafiosa, estorsione dell'omicidio di Salvatore Esposito, detto Totoriello, scomparso a fine settembre del 2013 e punito con la morte dai suoi sodali criminali. L'indagine che ha portato all'identificazione degli esecutori materiali della punizione d'onore all'interno del clan Licciardi è durata più di un anno, grazie a una lunga serie di intercettazioni e pedinamenti e con il contributo rilevante di alcuni collaboratori di giustizia che hanno permesso di ricostruire il movente dell'omicidio. La vittima fu attirata in una zona boschiva periferica di Chiaiano, dove insistono numerose cave di tufo, e con la collaborazione di elementi del vertice del clan Polverino Simioli, operante nel territorio di Marano, fu uccisa con alcuni colpi di arma da fuoco. Successivamente il cadavere fu sciolto nell'acido utilizzando una tecnica tipica degli affiliati a Cosa Nostra e già utilizzata anni fa dal potente clan Nuvoletta, all'epoca in affari con la mafia siciliana di Totò Riina, per l'omicidio di ben 5 esponenti del clan rivale Vastarella. Made in Italy, sequestrati 116 milioni di prodotti falsi nel Vesuviano. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato una vera e propria organizzazione criminale, scoprendo una vasta quantità di capi d'abbigliamento contraffatti recanti la falsa dicitura Made in Italy. Il valore totale degli articoli sequestrati ammonta a circa 115 milioni di pezzi. L'operazione condotta dai finanzieri di Ottaviano ha rivelato anche la presenza di 7 lavoratori in nero, di cui 3 bengalesi clandestini. I responsabili dell'opificio abusivo sono stati denunciati per vari reati, tra cui produzione e vendita di prodotti industriali, consegne mendaci, ricettazione, sfruttamento dell'immigrazione e del lavoro irregolare, nonché mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e di gestione dei rifiuti. Le autorità hanno scoperto che più di 180.000 capi di abbigliamento erano già stati assemblati e pronti per essere messi sul mercato, ma privi di qualsiasi documentazione attestante la legittima provenienza e la qualità del prodotto. I restanti prodotti erano ancora in fase di confezionamento. Oltre che agli articoli pronti per la vendita, sono stati sequestrati anche più di 6.000 kg di rifiuti speciali derivanti dalla produzione e che sarebbero stati smaltiti illegalmente. Insieme vediamo ancora questo servizio. Nessun ferito o intossicato, ma solo tanta paura e danni causati dall'incendio che è divampato all'interno di un appartamento al secondo piano di un palazzo storico in Viale Maria Cristina di Savoia a Napoli. I vigili del fuoco hanno evacuato le persone dagli appartamenti coinvolti attraverso un'uscita secondaria interna, senza dover ricorrere all'autoscala. È possibile che le fiamme siano state innescate da un cortocircuito. La vetustà dell'edificio ha poi fatto il resto, ma l'accertamento delle cause è ancora in corso. Si ipotizza che possa essere scaturito da un cortocircuito che avrebbe coinvolto alcuni computer e stampanti presenti su una scrivania da cui sarebbero sprigionate le fiamme che hanno avvolto l'appartamento. Una colonna di fumo nero altissima è stata visibile per ore da numerosi punti della città. L'odore acre di plastica bruciata ha appestato l'area circostante nella zona in cui ci sono anche 2 cliniche con centinaia di persone ricoverate. I vigili del fuoco intervenuti prontamente dopo aver messo in sicurezza l'area hanno impiegato più di un'ora per domare le fiamme. La chiusura al traffico veicolare di Viale Maria Cristina di Savoia, che collega via Tasso con il corso Vittorio Emanuele, ha provocato caos ed enormi disagi che si sono acuiti a causa del concomitante orario di uscita da scuola degli alunni. Accolta l'istanza di estradizione in Belgio per l'europarlamentare del Partito Democratico Andrea Cozzolino. È passato da poco mezzogiorno quando l'europarlamentare Andrea Cozzolino, coinvolto nell'inchiesta cosiddetta Qatargate, entra nel tribunale di Napoli per recarsi nell'aula 310, dove da lì a poco si sarebbe dovuta svolgere la quinta udienza per la richiesta nei suoi confronti di estradizione avanzata all'autorità giudiziaria italiana dalla Procura del Belgio. Uscirà 9 ore dopo dal Palazzo di Giustizia, dopo aver preso la parola davanti ai giudici per definire fumosa l'indagine degli inquirenti stranieri e dopo aver atteso insieme ai suoi familiari per quasi 5 ore che i giudici uscissero con una decisione dalla Camera di Consiglio.
alla fine la decisione contro l'europarlamentare che dovrà essere estradato per essere interrogato dai giudici di Bruxelles. Gli avvocati Dezio Ferraro e Federico Conte, che erano riusciti a rinviare per 4 volte l'udienza per l'estradizione, sono già al lavoro per scrivere il ricorso che dovrà essere presentato entro 5 giorni alla Corte di Cassazione, che avrà poi 30 giorni di tempo per decidere. La Corte di Appello di Napoli, 8a sezione, dopo 4 ore di Camera di Consiglio, ha letto l'ordinanza con la quale accoglieva la richiesta del Belgio di consegna dell'onorevole Andrea Cozzolino. Ha dato per letta la motivazione della stessa con una motivazione abbastanza corposa di cui c'è stata data copia. Inizieremo a lavorare immediatamente per la redazione del ricorso per Cassazione da depositare nei termini di legge. Ma la vicenda è complessa, ci sono 4 punti che abbiamo sviluppato sotto il profilo tecnico che devono essere rivisti alla luce della motivazione sui quali impianteremo il ricorso per Cassazione. 4 ore di Camera di Consiglio significa che le questioni hanno una loro profondità, un loro peso e che il giudice di legittimità potrà valutarle più compiutamente. Pizzone, cantieri edili, 5 arresti a Giuliano per il clan Mallardo. Tentata estorsione continuata e ricettazioni aggravate dal metodo mafioso. Sono queste le accuse a carico di 5 persone fermate dai carabinieri di Giuliano nell'ambito di un'inchiesta su un giro di tangenti richieste di imprenditori edili nella zona nel periodo tra marzo ed aprile scorsi. L'aggravante contestata del metodo mafioso è relativa alla presunta appartenenza dei 5 al clan Mallardo, operante da anni nel giulianese. La misura di fermo adottata dalle forze dell'ordine dovrà essere confermata nelle prossime ore dal giudice per le indagini preliminari, sulla base dei risultati delle indagini effettuate in questi mesi dalle forze dell'ordine impegnate nel contrasto delle attività estroversive a danno delle imprese edili dell'area nord del capoluogo campano. Gli indagati, secondo i carabinieri di Giuliano, si recavano presso i cantieri con veicoli ai quali venivano apposte targhe rubate per evitare controlli immediati da parte delle forze dell'ordine. Lo scorso mese di marzo il clan Mallardo ha subito un altro duro colpo con una serie di sequestri di immobili nella zona di Varcaturo, sempre nel giulianese, appartenenti ad un elemento di spicco del sodalizio criminale già in carcere dal 2018 per estorsione aggravata nei confronti di un'impresa edile del posto. Siamo in collegamento con Gaetano Simeone, consigliere comunale di Napoli, presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile. Ben trovato, grazie per essere collegato nuovamente con noi. È un piacere, ben trovato. Allora, qualche collegamento fa parlavamo della possibile festa Scudetto a Napoli, ne discutevamo, cercavamo di capirne la validità e tanti altri aspetti. Adesso la festa dello Scudetto a Napoli sembra essere una certezza, anche se ci sono ancora molti punti oscuri. Quanto costerà questa festa Scudetto e chi pagherà, io le chiedo? Ecco, questa è una bella domanda. Una bella domanda, perché se si fa una festa si paga una festa, se si fa una festa con 4 location si pagano 4 feste, non è che se ne paga una. Il tema del costo della festa è un tema che ovviamente è all'ordine del giorno. Credo che ci sia collaborazione da questo punto di vista, altrimenti diventa complicato, tra comune e regione, e credo ci sia anche una mano ce la darà anche la Società Sportiva Calcio Napoli. Perché il vero costo è l'organizzazione, la gestione, dell'evento, che non è una cosa, proprio così semplice. Se si facesse soltanto nello stadio Maradona, come abbiamo sentito qualche giorno fa, o abbiamo letto anche stamattina col presidente della Juventus, lì i costi sono, i costi vivi della manutenzione giornaliera, ordinaria, la gestione della sicurezza e dei servizi all'interno dello stadio Maradona. E lì voglio dire, sarebbe tra virgolette limitato, ma perché sono sicuro che si farà anche la festa nelle piazze, allora lì dobbiamo vedere un attimino di organizzare. Ma lì il vero tema, cara dottoressa, non è quante feste si fanno e quanto costa, il vero tema è se riusciamo ad organizzare bene la cosa e garantire l'ordine pubblico. Certo, presidente, mi dica una cosa, nella città metropolitana dove saranno allestiti i palchi? Nella città metropolitana parliamo nei comuni della città metropolitana. Esatto. I comuni sono gestiti dai comuni che su autorizzazione, concordando col tavolo dell'ordine pubblico, metteranno a disposizione delle location.
dobbiamo sempre partire dal concetto che la richiesta, la prima richiesta che ha fatto il prefetto, il presidente dell'ordine del tavolo della sicurezza, è quello di garantire una piazza o delle piazze che possono contenere almeno 5-6 mila, 10 mila persone. Non si può certamente pensare. E al momento non sono state individuate i comuni che allestiranno questi palchi? Lo dovranno comunicare al tavolo della sicurezza. Ci sono delle notizie che arrivano dal comune di Giugliano, dal comune, diciamo, quelli un po' più grossi, però non vorrei poi rovinare la festa, tra virgolette, agli amministratori di quei comuni, perché poi non manca il corretto, dovranno dirlo loro. Credo che si stiano organizzando, credo proprio di sì. Secondo lei, insomma, andava organizzata questa festa spendendo chiaramente questi soldi o bastavano le feste che sono nate spontaneamente, oltre quella poi organizzata allo stadio Maradona qualche settimana fa? Potevano essere sufficienti? Secondo me si poteva pensare di fare a chiusura di campionato una festa nello stadio Maradona, perché diciamoci la verità, il cuore pieno di gioia per noi tifosi dei colori azzurri, ma diciamo abbiamo già dato, diciamo, il nostro, il meglio di noi, no? In quelle due serate tra le due partite di Udine e quella poi giocata a Napoli contro la Fiorentina. Però io capisco che non siamo tutti uguali, e però lo ripeto, si faranno e si individueranno. A Napoli abbiamo già individuato le piazze dove eventualmente farlo, eventualmente utilizzo questo termine perché dobbiamo essere autorizzati. Il primo tema, il vero tema, è l'ordine pubblico. Sui costi credo che ci sia una particolare attenzione anche da parte, dimenticavo, della città metropolitana, che contribuirà ovviamente in quota parte a organizzare queste feste. Ovviamente, allora, Presidente, io le chiedo anche... Archiviando la festa, insomma, che ci sarà e poi sapremo e capiremo bene i dettagli, chiaramente la città è insorta all'ipotesi che il Diego Armando Maradona possa essere venduto e che l'acquirente chiaramente possa essere presumibilmente il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Insomma, come sono? Qual è la situazione reale? L'impianto prima San Paolo, ora Maradona, è un impianto della città e deve rimanere della città, perché non si gioca solo a pallone. Assolutamente, quello è un impianto polivalente, abbiamo speso un bel po' di soldi per metterlo, diciamo, più o meno in condizioni di poter essere agibile e usufruibile, diciamo, anche dalle altre discipline sportive. Ove mai si decidesse, ma non c'è nessuna volontà né politica né amministrativa di vendere lo stadio Maradona, è chiaro che diciamo, l'interlocutore principale resterebbe De Laurentiis, ma restando questo un bene pubblico, e qualsiasi bene pubblico in linea prioritaria lo si può dare a chi già ne usufruisce, ma se non si trova l'accordo si dovrebbe fare un bando internazionale, perché poi non tutti sono, ci sono tanti imprenditori che sarebbero interessati, ma non è proprio all'ordine del giorno, non c'è proprio nulla di nulla di nulla. Godiamoci nel nostro stadio Maradona, anzi dobbiamo fare degli investimenti importanti nei prossimi mesi, nei prossimi anni, per renderlo ancora migliore, perché siamo in prospettiva degli europei, abbiamo tutta una serie di idee, diciamo, Napoli è diventato il centro sportivo d'eccellenza, anche perché lo stadio ce lo consente, e godiamoci questo stadio, non lasciamo stare questi pensieri. Il collega giornalista, l'amico giornalista, avrà le sue fonti. Io però faccio il presidente della commissione di infrastruttura, avrei dovuto saperne qualcosa, ma non credo proprio. Forse insomma, l'avrebbero avvertita, insomma, lo speriamo vivamente. Però chiaramente in politica mai dire mai. Insomma, abbiamo capito, imparato negli anni, che può accadere di tutto e il contrario di tutto. Dottoressa, lo stadio comunale, lo stadio Maradona, è di proprietà del Comune di Napoli e dei cittadini napoletani. Gli unici che possono vendere questo stadio, che possono fare, qual è il Consiglio Comunale. Non c'è altro, non c'è nessun altro. Quindi penso ci sarebbe una dura battaglia. Penso ci sarebbe una dura battaglia. Noi la ringraziamo, grazie. La salutiamo e le auguriamo buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie sempre. Un plesso scolastico a pianura in ricordo di Palma Scamardella, la giovane mamma, 35 anni, uccisa per errore per mano della camorra. All'Istituto Comprensivo Don Giustino Russolillo di Pianura un plesso intitolato alla mamma a coraggio uccisa per errore 30 anni fa per mano della camorra a 35 anni. La cerimonia è stata introdotta dalla dirigente scolastica Maria Roberta Gregorini.
Tengo a sottolineare che non è morta Palma Scamardella a causa di una pallottola vacante in centro, per strada, ma nelle pertinenze della propria abitazione, dove ciascuno di noi ha il diritto di sentirsi al sicuro. Purtroppo in territori difficili come pianura, nell'Interland partenopeo, purtroppo anche questo diritto molto spesso è negato. Significativa la partecipazione di Don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera. È una memoria viva che deve tradursi tutti i giorni in responsabilità e in impegno. Non è solo appiccicare un nome lì, ma quel nome deve essere per noi veramente uno stimolo alle nostre coscienze a essere più responsabili e impegnarci ancora di più. Perché viviamo in un momento in cui ci sono troppi cittadini a intermittenza e la malattia più terribile continua a restare la delega, anche una sorta di rassegnazione, il pensare che le cose non cambieranno mai. Invece è necessario assumerci di più la nostra parte di responsabilità. Lo chiediamo alle istituzioni, no? Che facciano la loro parte, ma dobbiamo chiedercelo anche di più noi. La figlia di Palma Scamardella ama i bambini come li amava la madre ed ogni giorno cerca di tenere vivo il ricordo di sua madre. Mi è stato insegnato che chi ama, cura e difende. Noi abbiamo il diritto e il dovere di difendere questa nostra Napoli, in particolar modo oggi qui, comunque questo nostro quartiere, Pianura, perché ha tante cittadini, sono delle bravissime persone, però spesso gli viene data poca voce. Alla cerimonia ha partecipato tra gli altri anche l'assessore all'istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini. La memoria va praticata, ma anche per non lasciare il senso di solitudine rispetto a quelli che sono i familiari. La scuola da tempo se ne occupa, cerca davvero di dare opportunità ai ragazzi, parlare con loro. Questa è una scuola viva, finanziata dalla Regione Campania per le attività pomeridiane. È chiaro che il lavoro da fare è tanto, ma le scuole veramente ce la mettono tutta. La commemorazione di Maurizio Estate, ucciso 30 anni fa in via Vetriera a Napoli a soli 23 anni, il meccanico Coraggio che tentò di sventare una rapina pagando con la vita. Nella quartiere Chiaia a Napoli, in largo Maurizio Estate, cerimonia commemorativa del trentennale dell'uccisione di Maurizio Estate, vittima innocente della criminalità. Il meccanico con il sorriso, ucciso il 17 maggio 1993, medaglia d'oro al valor civile, ucciso da criminali senza scrupolo nel tentativo di sventare una rapina. Un libro dunque per ricordare il giovane ragazzo che raccoglie le testimonianze di amici e parenti che lo hanno conosciuto. La prefazione è stata affidata a Don Tomino Palmese. Edito da Guida, l'autore Raffaele Sardo. È un libro che ricorda questo ragazzo Maurizio Estate, la sua tragedia avvenuta esattamente 30 anni fa proprio in questo posto, sventò una rapina di due giovani malviventi, volevano rapinare un orologio dal braccio di un suo conoscente e riuscì a sventare questa rapina, ma nel pomeriggio uno di questi due giovani tornò con una pistola e lo ammazzò. Ecco, quel gesto è rimasto nella memoria di tante persone. Oggi Maurizio, a differenza dei delinquenti che l'hanno ucciso, viene ricordato da studenti, da amici, da parenti, da associazioni anti-racket. E il suo è stato un gesto che possiamo definire eroico, non sono parole di circostanza, perché ha dato l'esempio di come una persona in difficoltà va aiutato, ecco. E lui è una vittima innocente della criminalità che oggi, ancora oggi, imperversa per le strade di Napoli. Un esempio che bisogna indicarle alle nuove generazioni, perché la solidarietà non è mai vecchia. Siamo in collegamento con Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli. Ben trovato, assessore, grazie per essere collegato nuovamente con noi. Grazie a lei sempre. Allora, il Comune ha istituito il garante delle persone con disabilità, approvato in Consiglio Comunale all'unanimità. Cosa significa per la città di Napoli?
È un passo importantissimo perché questa figura sarà una figura che accompagnerà l'amministrazione a 360 gradi in tutte le scelte legate appunto alle persone disabili. Quindi non solo una figura che partecipa al mio lavoro dell'assessorato alle politiche sociali, ma quando dobbiamo parlare di lavoro, di cultura, di istruzione, turismo, dobbiamo ricordarci sempre che le persone disabili fanno parte della nostra comunità e quindi non sono un argomento, ma appunto sono persone e vanno considerate in tutte le azioni che questa amministrazione vuole fare. È importantissimo che sia stata approvata all'unanimità da maggioranza e minoranza. Questo significa che c'è una consapevolezza dell'importanza di questa figura. A breve daremo appunto la manifestazione di interesse sui canali istituzionali perché ci aspettiamo che ci sia una persona di rilievo che ci voglia aiutare in questa missione che è completamente gratuita, lo diciamo per ora, almeno per ora, e che sarà una figura che mi accompagnerà ma che accompagnerà anche gli altri assessorati. Certo, insomma c'è bisogno di programmare la città del futuro tenendo presente anche le disabilità che sono parte integrante di una società. Assolutamente sono parte integrante e soprattutto non possiamo parlare della disabilità ma appunto come lei dice delle disabilità perché sono diverse o le risposte devono essere diverse e dobbiamo cercare di essere sempre più vicini alle persone disabili e alle loro famiglie. Alla Gambrinus ha presentato il libro Qualcosa di Grande, un libro scritto dai soci dell'associazione Itaca di cui lei ha fatto la prefazione. Insomma, è importante anche, sono importanti anche queste iniziative editoriali. Insomma, è un ventaglio talmente variegato il mondo della disabilità che ha bisogno di essere quanto più possibile diffuso. Sì, è importante, è stata una cosa importante perché l'associazione Itaca è l'unica a Napoli che si occupa di persone che hanno problemi mentali. Una disabilità che spesso ci fa paura, che non riusciamo a comprendere, che vede le famiglie abbandonate, sole, isolate. Questo libro è un libro dove i ragazzi hanno voluto scrivere le loro esperienze, ma io credo che al di là dell'abbattimento delle barriere noi dobbiamo produrre abbattimento culturale nelle persone e quindi bisogna parlarne. Questo libro è uno strumento, ma l'Associazione Itaca lavora tantissimo sul nostro territorio per dare la possibilità alle persone con disturbi mentali di inserirsi nel mondo del lavoro e di avere una propria vita autonoma dalla famiglia di origine. Mi piace sottolineare anche un'altra iniziativa, il 24 maggio al Teatro Troisi, uno spettacolo a ruota libera messo in scena proprio da ragazzi disabili. Sì, grazie. Questo è uno spettacolo molto bello, dove i ragazzi di diverse disabilità lavorano un anno intero tra il ballo, il canto, la recitazione ed è un momento di grande importanza sociale. E quindi ringrazio la sua sensibilità per promuovere questo spettacolo. Il biglietto è gratuito, l'ingresso è gratuito e noi ci aspettiamo che arrivino tante persone a vedere e a dare onore ai ragazzi disabili che si impegnano un anno intero per promuovere questo spettacolo. Allora Assessore, noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo come sempre buon lavoro. Arrivederci. A lei, buon lavoro. Real Circolo Francesco II di Borbone e il Corpo Internazionale di Soccorso hanno dato vita ad una serata di gala in favore dell'azienda ospedaliera Santo Bono Pausillipo. Grande partecipazione al Circolo Nazionale dell'Unione, dove il Real Circolo Francesco II di Borbone e il Corpo Internazionale di Soccorso hanno dato vita ad una serata di gala in favore dell'azienda ospedaliera Santo Bono Pausillipo per la realizzazione del centro Ustioni Pediatrico. Un piano di notevole impegno umano e sociale per sostenere la nascita del primo centro Ustioni Pediatrico del Sud Italia nell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale. Così Don Giacomo di Borbone delle due Sicilie. Noi, il mio padre soprattutto, la nostra famiglia, siamo servitori, siamo felici di poter dare una mano, aiutare, promuovere questi tipi di eventi e saremo sempre disponibili per i napoletani, per
tutta la città, tutta la Campania e aiutare. Spero che questo sia il primo di tanti eventi così, di tanti progetti caritativi che faremo insieme. Una serata di grande solidarietà, sottolinea Paolo Ribelli, presidente Real Circolo Francesco II di Borbone. E siamo riusciti, direi anche bene, a giudicare dalla serata più che bene, soprattutto a fare qualcosa per chi aveva più bisogno, questi bambini che possono curarsi magari vicino casa e diamo sollievo, insomma, a chi ha più bisogno, a chi soffre. Se volete interagire con la nostra redazione, vi ricordo che potete sempre farlo scrivendo al numero WhatsApp di Televomero 339-46-28-565. Un servizio. Un terribile terremoto associato a un'eruzione devastante furono queste le due concause che portarono alla distruzione di Pompei e alla morte dei suoi abitanti. Lo testimonia l'ultima scoperta venuta alla luce durante gli scavi, gli scheletri di due nuove vittime ritrovate sotto il crollo di un muro avvenuto tra la fase finale di sedimentazione dei lapilli. Lo ha raccontato il MIC attraverso il direttore del parco, Gabriel Zuchtriegel. Sono dei crolli, vediamo qui pezzi del muro sulle vittime con diverse fratture che sono il risultato sia del peso dei lapilli sui tetti e sui solai, sia anche dei terremoti che accompagnano l'eruzione, che negli ultimi anni abbiamo visto la violenza, la forza di questi eventi sismici contestuali all'eruzione del Vesuvio. Gli scheletri sono stati ritrovati nel corso del cantiere di messa in sicurezza, rifacimento delle coperture, riprofilatura dei fronti di scavo dell'insula dei Castiamanti, che sta prevedendo anche interventi di scavo in alcuni ambienti. Giacevano riversi su un lato in un ambiente di servizio, al tempo in dismissione per probabili interventi di riparazione o ristrutturazione in corso nella casa, nel quale si erano rifugiati in cerca di protezione. Per il ministro Gennaro San Giuliano, Pompei è un tesoro in parte ancora inesplorato. Pubblico delle grandi occasioni per la presentazione di Campioni per sempre, il libro di Gianfranco Coppola. I campioni del primo scudetto del Napoli raccontano i protagonisti della vittoria del terzo tricolore. Nel libro scritto da Gianfranco Coppola, caporedattore vicario della TGR della Campania, con le foto di Pietro Mosca, l'idea suggestiva di un parallelo calcistico a 33 anni di distanza. All'interno del volume, edito dalle varie di Marco Lobasso, anche i racconti delle grandi firme sportive, tra cui spicca un emozionante dialogo immaginario tra Mimmo Carratelli e Diego Armando Maradona sulla vittoria dello scudetto. I tifosi del Napoli impazziranno con questo volumetto così carino che Gianfranco Coppola ha messo insieme. Noi, come le varie, abbiamo semplicemente voluto questa cosa, perché non era facile in due mesi, è un Istanbul che deve essere una gioia per i tifosi. La verità è che c'ho 9 fuoriclasse che hanno raccontato personaggi e momenti che hanno collaborato, poi un altro colpo di genio, forse per lavorare meno, 20 scudettati dei due scudetti precedenti che hanno raccontato i nuovi. Devo ringraziare quello che era il calcio di una volta, rapporti umani al di là della professione, del reciproco rispetto, molto solidi, molto belli, infatti in tanti mi hanno telefonato, tutta la vecchia guardia per complimentarsi, e non possiamo noi tutti, è una squadra questa che ha lavorato, io Lobasso neo editore, Dario Santoro, Pietro Mosca fotografo d'epoca come me, quasi dinosauri, e poi tutti gli altri, Carlo Zazzo, una serie di collaboratori infiniti. Abbiamo fatto sì che, credo che abbia fatto un bel lavoro, ne sono contento. Giuseppe Bruscolotti, il capitano che diede la fascia a Diego, ha descritto il profilo tecnico e sportivo di Rahmani, ma non nasconde le sue preferenze per Kim. Tutti hanno avuto modo di ammirare la compostezza del popolo napoletano principalmente, e quindi poi vincere chiaramente è bellissimo e per tanti è un rosicare continuo. L'iniziativa editoriale ha anche un alto valore sociale, il ricavato della vendita sarà devoluto alla Casa di Tonia, realtà realizzata dal cardinale Crescenzio Sepe, che ha anche firmato la prefazione del libro presentato nei saloni del Circolo Canottieri. È un modo di partecipare, di immedesimarsi in questo momento di gioia di tutta una città e non solo della città di Napoli. È come uno sfogo che si è voluto esprimere facendo comunità, facendo un solo corpo, una sola città, una sola squadra e un solo campione che poi è Napoli.
Vi ricordo che è possibile seguire i nostri programmi anche in streaming, scaricare la nostra app Televomero sui vostri dispositivi mobili, visitare il nostro sito www.televomero.it e interagire con noi attraverso i canali social Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguire i nostri programmi. Arrivederci.